odore a sossodio. Messo! Musica, la mia musica. Forza! Ma sì, che è questa cosa? Il cellulare? Un telefono? Sì, signore, che mi fanno apposta? Io che quando vedo un telefono a Norbo. Ora telefono. Vi faccio una bella telefonata di lavoro, una telefonata proficua. Ora telefono al signor Pippo Baudo. Ci chiama a casa, ho il suo numero di casa, ho l'84esima linea, nave 90. Speriamo che è il libro, perché è sempre occupato, sogno sfottonata. Ma sì, libri! Ma c'è già mi batto il cuore. Maci, che signore bussa? Non risponde? Non risponde, non sapevo, è libero. Pronto? Pronto? Senta, che c'è Pippo? Ma lei chi è, la signora Gadia? Ah no? Io ho cameriere in euro? Ah sì. E questa bella voce imbustata che se lo trova l'ha scanciato qua signora Gadia. Ah, scusare. Senta, sono un'amica molto intima. Da signor Pippo mi chiamassi. Sono Sonia la tromba. Che faccio ridere? Magari lei? Magari un euro mi arrivi, la facci? Senta, poca confidenza, va bene? Non avevi visto? Oh, io mi chiamassi una cosa lista che qua sono con cellulari, scatti ammogliono. Vedamacci pare che mi parlo cuore, che qualche volta se ne aduno cavalieri. Io mi vania. Ah, pronto, forza! Sono svegliato ancora già, Si sta cercando, le risate, un euro. Pronto? Ma c'è pronto? C'è lei? Signor Pippo? Signor Pippo è lei, morisce con lei. Morisce sono io. Ma c'è sogno morto, sono emozionata, se ci mando tutta. Signor Pippo, senta, sono molto contenta di averlo capitato. Che si sta facendo a doccia, eh? Ah no, senta, ci volevo dire una cosa. Signor Pippo, guardi, io sono una sua grandissima ammiratrice. Ah sì? Piacere? Piacere di conoscermi? No, il piacere è tutto mio che l'ammiro, giusto? Come? Chi dice se ho sbagliato numero? Ma scusi, ma lei, signor Pippo? E allora, siamo a posto, quale sbagliato numero? Senta, io sono una sua conterraquea, una sua compaesana. A proposito, ci volevo dire una cosa. Che se ne dice, come va con la casa? Gli è mezza srubata? Ma... Maci, mi hai picchiato una collera? Ah, dici, non ce ne è a parlare? Meglio... Cangiamo riscossa, vero? Che non ha pigliato una collerona. Ma perché? Chi è ci sono? Travagli? Ah sì, c'avi i muratori? Certo. Ma sono disgrazi. E quando entrano i muratori, sono veri disgrazi, non se ne vanno più, perciò è mezzo travaglio. Senta, pronto. A proposito di travaglio, di lavoro, lei che fa dei progetti per il futuro? Ah sì? Ha fatto una domanda al comune? Ah, ma chi è? Per qualche festa di piazza? Buono, mi ci ritrovo. Senta, che ne dice lei? Io potrei fare l'attrazione. Posso venire qua, che siamo un gafolo, una carrettata di gente. Posso portare tutti qua gli amici di Telecomici, vuole? Tutti pare, sì. Siamo tanti, siamo a completo. Senta, per il mio cachet ci può pensare il mio manager, non ti accordo? Sì, si può rivolgere a lui. Senta una cosa, siamo a posto. Allora, mi ha appeso? Grazie. Sono felice. Un signore, un benedice, l'accompagna, signor Pippo Baudo, quando è vedo. Come? Lei non è un signor Pippo Baudo? Scanzato! Che coschifio è lei? Ah, lei è il geometra spatazza che travaglia a camulazza? E chi mi sta condannando a mia? Scusi! Ma come? Avete pure che parrammatola? Ma mi scusi, geometra spatazza, ma lei perché mi ha dato corda? Ah, perché c'è che manuali? Ah, ho capito. Tu sai che ci dico geometra spatazza? Orazzi Cianchi, lei è tre quarti del suo quartiere. Pronto? Pronto? Aspettate, c'è un'interferenza. Signor?
Bernardo nel suo studio? Ma c'è un cellulare. Ma Bernardo, ora faccio una telefonata a te lavoro. Ecco. Molto importante. Mi devo promuovere. Pronto, chi parla? Come chi parla io, scusi? Ma anche quando mi si dice, quando mi domandano chi parla io? Me la dire lei chi parla, scusi, non è la RAI, che ci pare che è uno scherzo? Qua è una cosa seria. Sono veramente io per lavoro. Come? No, non ce lo dico, senta. Io ho bisogno di parlare con il signor Renzo, con il... chi sono io? Sono un'amica intima del signor Renzo. Come? Ma lei chi è, scusi, signorina? Pronto? Pronto? Signorina, senta, una cosa lista che sono col cellulare. E i scatti ammogliono. Ma mia che mi interessa? Ma mia che mi interessa, scusate. Pare che è domè, è del cavaliere Pipparelli. Ma c'è che me la compassa se se ne aduna, mi licenzia. Pronto, signorina, allora come ci ho detto, sono un'amica intima del signor Renzo. Mo passa per cortesia, presto, che c'è premura. Come signor Renzo chi? Signorina, ma lei che viene del terzo mondo? Il signor Renzo arbore e... Ma come chi parla? Ma come non viene con sconosciuti? Ma se ci ho detto che siamo intimi. E va bene, ci dica che sono la tromba. Ma come si permette, signorina? Senza pigliarsi troppe confidenze, perché la tromba è il mio nome d'arte. Ma insomma, che fa? Non passa o non me lo passa? Oh, finalmente, attendo, attendo, se si piace, attendo. Sì, ora se quando mi fa aspettare, sarà in riunione. Perché in Italia sono sempre tutti in riunione. Basta che uno c'è del bisogno, sono in riunione. Poi si riunisce un fratigi e non concludono mai niente. Pronto? Chi? Signor Renzo? Ma ci mi alzo in piedi. Signor Renzo, sono emozionata, pronto, sono io, Sonia, la sua Sonia. Signor Renzo, grazie che è venuto a telefono, è un onore, anche che siamo intimi, giusto? Come chi sono? Sono Sonia, una sua grandissima ammiratrice. Togliassi, me li sono sentiti tutti, il suo repertorio lo so tutto, tutto quanto, le canzoni. Togliassi, ci posso magari fare il clarinetto, il clarinetto. Non è chissà? Ah, chi se naucia? E va bene, ci faccio chita giusta. Sì, noi altri, manco chissà è. Ah, la vuole sentire? No, peccato, perché mi serviva di provino, ce la potevo fare perché mi serviva di provino. Senta, signor Renzo, ci devo fare una proposta, perché siccome io l'ammiro molto, perché lei è l'unico rimasto sopra la terra come talento scout che si pidio a fumba. E allora ci volevo dire, lei per esempio a me che fa? Non mi conosce, giusto? Come non mi conosce? Ah, non mi conosce più davvero, e lei è disinformato, perché io in Sicilia sogno conosciuta di India e di fora. Certo! Come no? Sogno conosciuta quando voi di fera, lei si deve immaginare che io sono arrivata prima al Festival di Caccamo. Sì, signora. E poi per giunta sono stata la seconda showgirl della compagnia stabile di Mazzarino. Facciamo fatta concorrenza alla compagnia stabile del signor Pippo Baudo, che è naucia. Va bene, ma poi io la informerò perché ci manderò i trafiletti dei giornali, tutti i miei articoli e tutti i miei critici. Come? Ah, va bene, allora ce la dico la proposta, ha ragione, mi sta dilungando. Io ci volevo fare una proposta, voglio fare una trasmissione con lei. Ecco, mi sono buttata, mi risponda, sì? Sì, mi ha risposto, sì, mi sento male dalla gioia se ci mando tutta. Ma di che emozione, grazie, grazie. Ci mando tanti baci, grazie. Senta, sono veramente felice per il mio cachet, da non confondere giusto con il mogo nascente che chiedo mi fa mia parrucchiera Cinzia, che venne qua apposta. Esatto, quanto? Quanto per una? Quanto voglio io? Ma sì, allora poi ci mettiamo d'accordo, sono contenta. Io sapevo che questa cosa ambiattavamo io con lei, giusto? Grazie. Senta una cosa, però, ecco, sì, sì, c'ho una pretesa, non di diva, non per essere diva, ma una richiesta ce la devo fare, me la deve fare, signor Renzo. Ecco. Ma fare questa cortesia, ma levare nel mio show, ma levare d'indaglia mia da Tonnina da Laurito. Non la posso vedere. Oh, senti, beh, insomma, io la ringrazio, siamo a posto, che dire? Abbiamo detto tutto, abbiamo detto tutto. Signor Arbore, la saluto, la bacio, la braccio e la ringrazio. Come? Come, come, come? Lei non è il signor Arbore? Chi è questo più è lei? Ma sì, lei è il signor Renzo Panzanella dell'ufficio acquisti? Manco dell'ufficio scrittori? Chi avete ore che mi fa parlare a Matola, che hai parlato?
povero. Pigiamati, io non so che ci facesse a lei. Ma allora perché mi ha fatto parlare, eh? Ah, perché si è acciaccato il risati, eh? Oh, bravo, bravo. Sa perché ci dico? Ce lo dico. Vorresti c'è anche lei con tutta la RAI. Cadendo io, stai io qua a telecomincio. Oh!